Si cada nel frainteso che, essendo arrivati in questo momento con l'avvio della campagna di vaccinazione, possa esserci per il resto invece un abbassamento della guardia nella maniera più assoluta. Anzi, abbiamo sempre sostenuto da subito che sono due fasi che vanno di pari passo, vanno accompagnate da tutti quanti, dal sistema sanitario ma anche dal sistema istituzionale e dal sistema delle forze di polizia, motivo per il quale ogni settimana, oltre agli impegni ovviamente della CTSS, io personalmente convoco ogni settimana un tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica allargato ai responsabili del sistema sanitario, oltre che delle forze di polizia e delle amministrazioni locali, per sviluppare e mettere insieme queste misure. È necessario, direi indispensabile, lo stiamo facendo anche attraverso una continua campagna di impegno delle forze di polizia con il rispetto, il coordinamento delle misure per il rispetto del distanziamento sociale fondamentalmente. Il tema è ancora legato a quello, alla limitazione degli assembramenti e all'uso delle mascherine. Presente in Fiera Ferrara anche la polizia per sensibilizzare e mettere in guardia in particolar modo gli anziani nei confronti dei truffatori che stanno aumentando in questo periodo. Diverse le segnalazioni di finti medici e infermieri che promettono di vaccinare a casa le persone. Il questore richiede molta attenzione nei confronti di questo fenomeno. La finalità è quella di esserci sempre, ma soprattutto come missione, come al servizio dei cittadini e in questo caso delle fasce più deboli, e quindi gli anziani, i giovanissimi e le donne. In questo caso gli anziani, e quindi un'attenzione particolare attraverso un'attività di informazione e di sensibilizzazione, attraverso l'adazione di una brochure informativa, consigli utili per evitare questo fenomeno veramente inquietante della truffa agli anziani, che io definisco un atto criminale da parte dei truffatori nei confronti di queste persone chiaramente fragili e chiaramente a rischio. Questa presenza e questa possibilità di intercettare materialmente, in maniera tangibile, la singola persona anziana over 80 è per noi e chiaramente anche per loro è un vantaggio enorme. Invece che lasciare le solite brochure, poi chi le prende, c'è una diretta con l'anziano, e quindi chiaramente la conseguenza e il vantaggio è sicuramente molto più concreto e molto più positivo.